Siamo tutti qua insieme. Grazie a iniziativa, grazie a tutti. Purtroppo per problemi miei personali quest'anno non abbiamo fatto la prima vestita, però abbiamo fatto il vestito. Beh, che dire, una serata veramente meravigliosa quella che stasera l'associazione Comma 3 sta vivendo con grazie veramente all'associazione polisportiva di Gioia Saionica. Già il secondo anno che ci invita, diciamo, a questo incontro speciale con i nostri ragazzi. Diciamo che c'è poco da commentare, perché basta vedere la gioia e il divertimento di questi ragazzi, ti fa veramente sentire qualcosa di bello interiormente. Niente, io penso che questi momenti non si devono ridurre solo ed esclusivamente una volta l'anno. Bisogna creare qualcosa che possa anche essere anche nel periodo invernale. Quindi vi ho chiesto veramente alla polisportiva di Gioia Saionica se riusciamo veramente a creare una squadra con i nostri ragazzi, perché sarebbe veramente straordinario. Quindi, che dire, noi non ci siamo fermati, non ci fermeremo, cioè nel senso che le attività di Comma 3, oltre a questa, diciamo, giornata speciale, continua le attività al centro diurno, che grazie al Comune di Gioia Saionica, che ci ha mandato 4 borse lavoro, da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 19, i ragazzi sono lì a fare dei laboratori, e quindi comunque siamo veramente in continuo lavoro, continua attività. Che dire, è bello perché ci sentiamo gratificati nel poter dare veramente qualcosa a questi ragazzi, perché altrimenti fossero veramente abbandonati a casa con le proprie famiglie. Invece noi lo facciamo con cuore e con amore, quindi ringrazio tutte le associazioni ogni volta che ci invitano per dare veramente la gioia di un sorriso ai nostri figli. Grazie. Bellissima iniziativa questa di oggi, veramente, perché i nostri ragazzi speciali, che sia Special Olympics che Comma 3, hanno proprio voglia di stare insieme con gli altri ragazzi e potersi divertire con lo sport e passare veramente una giornata piacevole. E questa sicuramente è una bellissima serata che potranno poi poter condividere appunto con gli altri ragazzi, con le altre squadre. E perché no, potersi anche confrontare e poter realizzare un sogno anche per tutti quanti, perché veramente l'unione ci dà la possibilità di migliorare e di essere persone migliori appunto con l'integrazione.